Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il Bridge Ethernet di Linksys. In pratica parliamo del WET 610N, che è in pratica un elemento assieme alla pennetta Linksys che vi abbiamo appena mostrato nello spacchettamento e al router che vi abbiamo mostrato un paio di giorni fa, le 4200. È in pratica un elemento che vi permette di avere con la vostra in pratica connessione Wi-Fi anche su un elemento dotato della sola connessione Ethernet. Noi proveremo questa condizione anche con elementi non proprietari di Linksys. Ovviamente metteremo in comunicazione questo bridge di rete con il router E4200 che abbiamo appunto spacchettato un paio di giorni fa. Proveremo a vedere come si comporta, ma proveremo questo dispositivo anche in quelle condizioni non propriamente canoniche, come per esempio tentando di collegarlo in Wi-Fi a un telefonino, per esempio l'iPhone piuttosto che un Nokia piuttosto che un Android. Proveremo a vedere se riusciamo in pratica a collegare in wireless questo dispositivo ai telefonini di cui poco fa, trasportando il segnale wireless in segnale cablato e collegandolo per esempio a un computer. Noi ovviamente utilizzeremo un modello recente, utilizzeremo la porta LAN. Vediamo se riusciamo intanto a spacchettarlo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente utilizzeremo un modello piuttosto recente, dotato comunque di connettività LAN. Voi potete tranquillamente pensare di utilizzare questo bridge di rete anche con computer più obsoleti. Sicuramente non è il modo canonico di utilizzare questo bridge di rete, tuttavia questo è nato proprio per fare da ponte con il Wi-Fi. E proveremo anche a vedere se questo bridge di rete poi ci permette di gestire anche per esempio più computer collegati in cascata, per esempio attraverso uno switch appunto dotato di 4-5 RJ45. Non li utilizzeremo tutti, ma insomma cercheremo di provarlo anche in condizioni non propriamente standard. Questo è il packaging, come vedete ha un discreto volume. Adesso procediamo appunto all'apertura dello stesso. La chiusura stavolta l'hanno fatta davvero ottimale. Eccoci qui. Vi assicuro che il packaging da aprire porta un attimo di difficoltà. In ogni caso ne avrete la meglio sicuramente. Questo è il contenuto, come potete vedere all'interno trovate il CD, c'è scritto Run CD First, quindi insomma ricordatevi di utilizzarlo. All'interno poi troviamo dichiarazione di conformità, guida rapida, direttiva europea. Oltre a tutta la carta in questione troviamo appunto anche il bridgettino, come vedete è compatto, decisamente, decisamente compatto, ricoperto poi dalle pellicole, come vedete, che vanno appunto rimosse prima di andare a utilizzare il sistema appunto come bridge di rete. Detto questo, all'interno del packaging troviamo anche un alimentatore, un cavo LAN e niente più. Detto questo quindi, e avendo avuto la meglio sul packaging di vendita, vi possiamo appunto mostrare il bridge di rete, le scartoffie che trovate appunto all'interno del box di vendita. Noi con l'unboxing abbiamo concluso, non c'è altro da mostrarvi, dato che appunto l'unboxing di un bridge di rete non aveva molto altro, ecco, da mostrarvi. Vi invito a iscrivervi al canale TV così da non perdere questo e altre chicche che realizziamo per voi,
e vi invito a seguirci anche attraverso il sito web formobiles.info, così da non perdere nemmeno quegli approfondimenti che vengono pubblicati, ma che non finiscono sul canale TV perché non sono dei filmati. Detto questo è veramente tutto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino.